Benvenuti nel mondo di Uncinetta. Stai cercando un'idea originale per rendere unico e prezioso il tuo albero di Natale? Nel video di oggi ti spiego passo passo come realizzare questa bellissima stella di Natale. Se ti piacciono tutorial come questo, ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perdere nessuno dei prossimi video. Ora passiamo al tutorial. Continua a guardare. Iniziamo la nostra lavorazione facendo un cerchio magico e lavoriamo 6 maglie basse. Chiudiamo, tiriamo il filo. E chiudiamo. Andiamo a lavorare su ogni maglia del giro precedente 6 aumenti. Ottenendo 12 maglie basse. Chiudete con una maglia bassa. Nel terzo giro una catenella e lavoriamo una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, la maglia bassa successiva vado a definire e 18. Abbiamo ottenuto 18 maglie basse, chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella. Adesso nel quarto giro facciamo due catenelle, un aumento, per un totale di 24 maglie basse. Chiudiamo il giro con una maglia bassissima. Andiamo a lavorare 17 catenelle. Lavorate le 17 catenelle, contiamo da qui 8 catenelle. 4, 5, 6, 7, 8, filo sull'uncinetto, puntiamo nell'ottava catenella e andiamo a definire una maglia alta. Tre catenelle, filo sull'uncinetto, contiamo da qua 1, 2, 3, 4 e puntiamo l'uncinetto ed eseguiamo una maglia alta. Ora facciamo altre 6 maglie, torniamo qui ed andiamo a eseguire una maglia alta. Andiamo nella maglia successiva e facciamo una maglia alta. Nella successiva facciamo una maglia bassa e adesso lavoriamo, facciamo la stessa lavorazione che abbiamo fatto. Dobbiamo fare questa stessa cosa. Dovete fare 16 catenelle. Filo sull'uncinetto, punteggiare la maglia bassa, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Filo sull'uncinetto e lavorate con la maglia bassa. Allora.
filo sopra, punteggiate 4, 1, 2, 3 catenelle. Dovete farlo per ottenendo 8 petali. Il sesto giro andiamo a lavorare di maglia bassa punto su punto. Facciamo la maglia bassa su ogni petalo, così. Terminato il giro. Adesso, arrivati qua, ci portiamo con delle maglie bassissime, facciamo 3 maglie bassissime. 1, 2, 3. Adesso, 3 catenelle. E andiamo a lavorare 7 maglie. Ora 4 catenelle e puntiamo l'uncinetto sulla prima catenella eseguita e chiudiamo con una maglia bassa. Andiamo a fare il cosiddetto picchiolino. Ora qui andiamo a fare un'altra maglia alta, quattro catenelle, facciamo un altro picchiolino, puntiamo un uncinetto sulla prima catenella ed eseguiamo una maglia bassissima. Andiamo a fare un altro picchiolino, filo sull'uncinetto. Andiamo ad eseguire un'altra maglia alta, sempre puntando l'uncinetto all'interno dello stesso, della stessa maglia. Quindi in realtà in questa maglia andiamo a fare 3 maglie alte. Adesso facciamo 3 maglie alte e andiamo a fare 4 catenelle. Andiamo a rifare il nostro picchiolino e lavoriamo 7 maglie. Fatte le nostre 7, puntiamo il filo sull'uncinetto, non lavoriamo qui e nemmeno qui, contiamo da qua 1, 2 e 3, puntiamo l'uncinetto ed eseguiamo una maglia alta e proseguite con la lavorazione per tutto quanto il giro. La nostra stella di Natale è terminata. Io vi ringrazio per aver guardato il video e vi aspetto al prossimo tutorial.